Nell'episodio 18 di Pokémon Sole e Luna, tutto il gruppo è al ristorante di famiglia di Ibis per provare il nuovo menù creato dalla stessa ragazza con i capelli verdi. Dopo un fulmine di Pikachu in cucina, scopriamo che Ibis ha chiesto aiuto al roditore giallo per creare uno spezzatino elettrizzante. L'obiettivo di Ibis è quello di creare lo spezzatino leggendario come i suoi antenati hanno fatto in passato. Suo padre le annuncia che per creare lo spezzatino bisogna cercare il nettare di Oricorio che si trova nel prato di Mele Mele e Ash si offre di accompagnarla perché è davvero curioso di provare questa prelibatezza. Durante il viaggio, Ibis dichiara ad Ash il suo sogno, ovvero quello di rendere il locale dei suoi il locale migliore di Alola. E ovviamente il Team Rocket, origliando la conversazione, decide di arrivare per primo a trovare l'ingrediente. Sfruttando l'aroma emanato da Bounsweet, il gruppo riesce a far avvicinare un Oricorio Cheerdance e giungere al prato Mele Mele in cui gli Oricorio hanno il loro nettare. Ma ovviamente Team Rocket arriva e cattura tutti in una rete. Il piano del Team Rocket consiste nell'aspirare tutti i fiori del prato Mele Mele, ma a salvare il giorno ci sarà il Bounsweet di Ibis, che si evolverà in Steeny, riempirà il Team Rocket di attacchi doppia sberla e li costringerà alla fuga. Volevo dire che Beware li prende con sé e le riporta alla base. A fine episodio tutti quanti provano lo spezzatino e si congratulano con Ibis per l'ottimo lavoro, chiedendo anche il bis, finendo con un ringraziamento ad Ash per averla accompagnata nel suo viaggio per trovare il nettare. Bene allenatori e allenatrici, spero che il riassunto non vi abbia annoiato. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace sotto questo video e ditemi cosa ne pensate di questo episodio con un commento. Come al solito vi chiedo di visitare i link che vi lasciamo in descrizione: la pagina Facebook, il profilo Twitter, l'account Instagram, il canale Telegram e il nostro sito, dove potrete trovare news su tutti gli ambiti del mondo Pokémon. Non altro da aggiungere, quindi ci vediamo alla prossima settimana con il rematch contro Tapu Koko. Secondo voi, quanto sarà epico lo scontro contro Tapu Koko? Scrivete anche questo nei commenti. Sayonara!